Un mantello da viaggio gli copre parte della spalla e gira attorno al braccio sinistro. Il messaggero degli dèi è sul punto di muoversi. Le sue forme morbide e flessuose e la sua postura asimmetrica hanno rappresentato per secoli una vera e propria sfida per i restauratori che da quasi mezzo millennio si sono succeduti nella cura di uno dei pazienti più fragili dei Musei Vaticani. Nel cortile ottagono la statua di Hermes è tornata recentemente ad incantare il pubblico di tutto il mondo grazie ad uno degli interventi più delicati eseguiti dal laboratorio di restauro marmi e calchi delle Gallerie Pontificie. Sul polpaccio sinistro è ancora visibile il segno del panneggio marmoreo mai rinvenuto che conferiva in origine equilibrio all'intera scultura. Una mancanza fatale che insieme all'ossidazione delle staffe in ferro utilizzate nel XVI secolo per tentare di restituire solidità alla statua hanno provocato danni gravissimi alla stabilità delle caviglie e della coscia destra. Così compromessa, si è scelto di non trasportare la scultura nel laboratorio di restauro, ma di operare direttamente sul posto, creandole attorno un piccolo cantiere, come ci spiega Gian Domenico Spinola, curatore del reparto di antichità greche e romane dei Musei Vaticani. Noi siamo abituati, in qualche maniera, ultimamente, a presentare, diciamo così, le nostre vergogne pubblicamente, nel senso che se c'è un restauro, è giusto che venga dichiarato e non venga nascosto. Quindi è stata un'occasione anche per dire noi stiamo lavorando per mantenere per il futuro un patrimonio mondiale. Un restauro iniziato nel 2014, supportato dal laboratorio di diagnostica dei Musei Vaticani per la scelta dei materiali da impiegare e i rilevamenti laser scanner in 3D. Ad eseguire il raffinato intervento sulla statua del dio Hermes è stato Massimo Bernacchi, restauratore del laboratorio Marmi e Calchi, che nel 1995, come aiutante del maestro Luciano Ermo, aveva partecipato all'ennesima operazione risultata poco efficace sulla stessa opera. Il restauro che è stato fatto nel 95 è stato lo smontaggio di un grosso restauro invasivo molto pesante che fece il Guglielmo della Porta. Quindi è stata l'estrazione, lo smontaggio da alcuni perni in ferro legati con piombo. Il nuovo ancoraggio, i nuovi perni sono stati messi tradizionali in acciaio inossidabile sempre, e sono tre i punti cardine: la coscia, il ginocchio e la caviglia. La caviglia è stato inserito un perno in vetro resina, in modo da dare possibilità, speriamo più tardi che mai, di poter rismontare. Tra l'altro abbiamo usato in questo caso materiali molto più reversibili di prima. La storia dei precedenti interventi, documentata e conservata negli archivi dei Musei Vaticani, si è rivelata fondamentale per calibrare ogni singola azione compiuta sull'Hermes, come sottolinea il maestro Guy Devray, responsabile del laboratorio di restauro marmi e calchi dei Musei Vaticani. Massimo ha fatto un lavoro straordinario di verifica nello smontare la scultura, andando a vedere tra l'altro come era stato fatto in passato, perché prima di lui altri restauratori avevano messo le mani su questa scultura e grazie al fatto che siamo in una struttura come i Musei Vaticani avevamo tutti i dati del restauro precedente e quindi ha potuto studiare sulle immagini del restauro precedente così come era stato fatto. In più è stato aiutato da una serie di sensori molto, molto precisi che sono stati giustapposti localmente per capire dove poteva forzare nello smontare la scultura. Quindi tutto questo lavoro e lavorio è pensato insieme chiaramente al laboratorio del nostro GRS, è stato delicato, lungo, attento, finché alla fine non è riuscito a smontarla completamente.